Sai che i trasporti in Italia incidono per circa il 30% sul fabbisogno totale energetico di fonti energetiche primarie? E come possiamo fare noi per contribuire al risparmio? Beh, quando ce n'è la possibilità, l'utilizzo di vetture con minori consumi per chilometro, l'utilizzo dei servizi pubblici alternativi o l'utilizzo di ciclomotori e biciclette. E poi i nuovi servizi pubblici di iniziativa privata come il car sharing o il carpooling. Anch'essi possono contribuire al risparmio energetico e di conseguenza diminuire l'emissione di sostanze nocive nell'aria che respiriamo.